Ed ecco qua, sembra uno spacciatore, un push, invece no, ha solo biglietti, non è uno spacciatore. Vediamo se troviamo i biglietti anche per noi. Vediamo un po' se possiamo trovare. Sembrate due, uno che vende eroina e l'altro che acquista. Invece sono semplicemente cocaina. Ha capito? Intelligenza. Dovremmo acquistare anche noi. Ecco, guardate proprio. Eroina, eroina. Per il treno volete alla biglietteria, andate di qua. Allora, quanto costa un biglietto? Un biglietto del campo. Quanto? 12.000 lire. E mi ha tirato, il signore mi ha tirato, che è successo? Mi no, niente, non è successo niente, non è successo. Come non è successo niente? Mi ha tirato, venga qua. Mi stai tranquillo che non è successo niente. Stai tranquillo, meno male, perché mi ha fatto preoccupare, mi ha tirato quella cosa. Umanità e felicità. Dato anch'io se non avessi avuto impegni. Ecco, lei come mai non va a Catanzaro? Avete paura di andare a Catanzaro come nessuna me? Come paura? Io dico nessuna paura. No, non faccio il politico che dice oh, madre fratellanza. Ma anche perché ritengo che sia una stupenda giornata di sport che vada esaltata. Ecco. E lei, insomma, tutti questi colori rossi, cose, un po' di fastidio. A me un po' di fastidio del colore rosso. No, guardo il rosso blu. Un po' di fastidio. Nessun fastidio, anche perché sono i colori della squadra che noi abbiamo nel cuore. Sì, quella non, sempre. Non andiamo a Catanzaro non per paura. Perché noi facciamo demagogia. Noi apparteniamo demagogia. A un partito pieno di coraggio. Ecco la politica, evviva, è bravo. Per cui non possiamo. Democratico, il vostro partito è democratico. È tutto con Jess, che siamo fratelli, l'umanità. Ma come sta andando? Abbastanza bene. Io dopo glielo ho detto che dobbiamo stare calmi, speriamo che sia locale. L'importante è che ci sia qualcuno perché di scorta su ogni... Siamo tre su ogni treno. I primi due treni sono tre persone dei tre. Siamo tre di noi, speriamo che il resto non è che possa mettere l'esercito. Se ne siano tranquilli. Ha paura che le scassino le macchine? No, non ho paura di niente, solo che devono stare tranquilli perché se si mettono a ballare in quel modo. Però la paura c'è. Ecco, del treno. Quindi che scassano le cose. Ed ecco due super tifosi, voi siete certamente dei super, o non potete parlare, non si può parlare in servizio, come bere. Non si può bere, non si può parlare. Icchi diamine. Cioè un giudizio così non implica giudizi morali, di valore, cose, niente. C'è questo giovane che vuole lasciare un messaggio. Perugia presente. Ecco, benissimo. Andiamo. Anche lei vuole lasciare la sua cosa. Lei da dove viene? Da Roma. Da Roma viene. Tutta una notte sul treno, adesso si rimette sul... Ma questa partita dovevamo essere. È troppo tutti importante. Quanti. Sì. Lei ha portato qua per... Non va proprio allo... I piccoli invece ci vanno. Tu sei troppo piccolo per andare a... Come mai mandi i figli allo stadio? A Catanzaro li manda. Insomma. Sono venuti a vedere un po' il treno che parte e quindi... Siccome questa festa di popolo, queste cose qua. Ma poi quando diventerete grandi c'è... Allora adesso vanno, la domenica vengono allo stadio, a Cosenza però. No, a Catanzaro. No. So che lei è una persona di cultura, quindi psicoanaliticamente mi può dire questa cosa. Catanzaro per il cosentino rappresenta Achille. Rappresenta questo andare a Catanzaro, quindi rappresenta ripetere Ettore Fiedler a Mosca, oppure sono solo dei coglioni? Non sarei così. Io no, so che lei è un uomo di cultura, quindi non sarei così. C'è stato qualcuno che ha detto dice, Cosenza e Ettore Catanzaro e Achille. Lei si ritrova su questa cosa. Ma io gli auguro di fare calcisticamente parlando una sempre puttana. Calcisticamente. A chi? Ai catanzaresi. Ah, ecco qua. Quindi questa cosa. Quindi Catanzaro è anche per lei è l'impero del male. No, assolutamente no. Per me, sempre calcisticamente, per me sì. Io lo dichiaro pubblicamente, per me è l'impero del male. Io mi auguro che oggi vinca il Cosenza e che loro poi si salvino pure, ma oggi deve vincere il Cosenza. Cosenza! Vieni qua, tu vieni. Cazzo! Ci dica una cosa, sì. Ma suo padre, sua madre, l'ha lasciato uscire così congiato? Così. Cioè non ha detto niente? Niente. Ma che genitori irresponsabili a lei, guardi. E questo praticamente poi non... freddo, cose... Niente, c'ho la maglia. C'è la cosa. La giacchetta.
tu insomma ovviamente speri che il Cosenza oggi perda? No, 2-0 vince. Ah, meno male. Un super tifoso. Senta, possiamo, ci può rilasciare un'intervista? No. Ma scusi, ce la vuole rilasciare? Cioè, che cosa ne pensa lei di questa partita? È una giornata. Benissimo. Allora ci dica questa cosa. Secondo lei è più importante a livello culturale generale conoscere le abitudini sessuali delle formiche di Giava oppure conoscere, che ne so, la probabile formazione del Cosenza oggi a Catanzaro? Conoscere la probabile formazione del Cosenza. Benissimo, noi questo volevamo, grazie. Vedo che lei ha un viso sconvolto. Fa parte dei nuclei sconvolti? Sono per il Cosenza. Lei però ha il viso sconvolto proprio, fa parte dei nuclei sconvolti. Perché temiamo un po', ma per la partita si deve vincere tutti i costi. Se ci abbassiamo un po', i signori vengono meglio nella fotografia. Eccoli qua, sì. Benissimo. Siete già presi, sì. Benissimo. Allora, ci dica questa cosa. Lei ha figli? Sì, due figli. Li ha mandati a Catanzaro? Sì. Lei è un irresponsabile, quelli li picchiano domani. Oggi. Comunque speriamo pure però che non l'onore niente, del Cosenza insomma, sì. Viene difeso egregiamente da uomini come lei, che impunemente mandano i figli. Ricchi, Giacchi e Castagnola, un applauso! Insomma, sì.